aperto, ma ce l'avevo fatta. No, volevo Massimo Nardini. Vieni anche tu qui allora. E allora abbiamo fatto una prima introduzione, si è presentato il nostro amico Fernando e ci ha parlato anche del festival del Gran Canaria dove andremo a breve. Comunque se volevi anche dire qualcosa tu su, anche per introdurre Fernando e per spiegare il come avevi impostato questa cosa del cinema digitale. Ti ringrazio Alessandro, ringrazio anche il CINC per l'invito che ha rivolto a me, ha rivolto anche a Fernando. No, ho pensato, io Fernando l'ho conosciuto a Venezia, poi parlerò della mia vicenda, diciamo, non solo di normale docenza universitaria, ma anche di normale iter produttivo per un film, e quindi mi sono rivolto anche alla Film Commission Canaria, Gran Canaria, era presente appunto come rappresentante Fernando. E niente, io ho trovato interessante questa sua presenza, oltre alla sua preparazione, un giovane però veramente preparato a livello europeo, precisamente proprio come impostazione per il nuovo cinema, no? Parliamo di nuovo cinema e abbiamo insomma un nuovo, anche una nuova classe di presentazione, no? di persone che pensano il cinema in maniera nuova, in maniera forse anche adatta, in linea con questo periodo di crisi che però apre anche nuove opportunità. Quello che ho capito anche parlando con lui a Venezia, appunto nella scorsa mostra del cinema, avevamo questo stand insieme con altre Film Commission, si andava da Taiwan alla Film Commission di Bolzano, ecco, di Trento, insomma, quindi raggruppava un po' questa nuova veste del cinema, della mostra del cinema di Venezia che vuole aprirsi anche un po' al mercato, cosa che Berlino e altri festival fanno già da diverso tempo, aprirsi di più, aprirsi anche al pubblico. E niente, Fernando, quindi oltre alla preparazione molto precisa, no, dal PowerPoint, ha un modo di esprimere tipicamente della nuova generazione, ma ci aprirà anche delle finestre, io immagino, su quelle che sono le strade, forse le poche strade che rimangono a chi voglia fare un film non all'interno di quei pochi canali commerciali che vanno dalla televisione alla commedia, alla star della commedia più, oppure al film d'autore in senso globale, come abbiamo anche noi in Italia qualche caso, da Sorrentino a Garrone. Comunque chi voglia appunto fare cinema oggi, anche dal basso, insomma, fuori dai circuiti ristretti e molto ben insomma, diciamo, difesi rispetto agli attacchi dei piccoli, ecco, può trovare a mio modo di vedere nelle Film Commission una strada, appunto dalla Film Commission del Trentino fino alla Film Commission straniera, da Gran Canaria a Taiwan. E quindi lo abbiamo visto. Tutti avremmo visto il film di Zalone, radicato sul territorio, e vengono elencate le realtà locali, dal Molise alla Toscana al Veneto, che vengono coinvolte e a loro volta vengono messe in luce. È un modo, no? È una sorta di tax credit per il territorio, proprio fatto stesso nei monumenti, nel paesaggio, ecco, un modo per supplire alla... Io immagino che Fernando insomma ci riesca anche a raffrontare per esempio il mercato il mercato distributivo, ma anche il mercato produttivo spagnolo nella fattispecie, raffrontandolo con quello italiano, perché lui è perfettamente binazionale, insomma, sia spagnolo che culturale. Lui è metà friulano, metà Gran Canaria, no? Quindi io auguro insomma una buona presentazione a Fernando. Ok, allora, prima cosa che me l'ho detto arrivando qua, non essere troppo accademico, perciò c'è una parte accademica, diciamolo così, ma tento di farlo molto più conciso, molto più alla mano, perché alla fine vi dico,
questo è un mondo che ci unisce a tutti, siamo tutti famiglia alla fin fine, perciò facciamolo appunto, è una grande chiacchierata, man mano che vi vengono le domande chiedetemi, non c'è nessun problema. Nonostante ciò, una piccola premessa devo farla un po' per fare un po' l'impostazione, per capire la nostra realtà. Anche se Spagna, Italia, vi dico, siamo piuttosto simili, forse siamo quelli più simili dentro l'Europa, forse, no? E nonostante ciò, la nostra realtà come Isole Canarie è un po' particolare con rispetto a quello che sarebbe il resto della Spagna. Perciò vi faccio appunto dei piccoli cenni, no? Perché capisci un po' qual è la nostra realtà e perché siamo leggermente diversi dal resto del territorio spagnolo. Innanzitutto geograficamente siamo laggiù in fondo, no? Proprio sperduti nell'Atlantico, e queste sono le sette isole di cui appunto Gran Canaria è la capitale. Perciò, come vedete, è un territorio molto... non c'è continuità, no? Cioè, al contrario che, per esempio, come potrebbe essere, visto che siamo in Veneto, prendo in referenza il Veneto, è molto facile spostarsi, c'è molto... in poco e niente ti muovi da noi, a meno che non prendi un traghetto, un aereo, muoversi da isola a isola è un po' complicato. No? Poi, come vedete, anche per farvi più o meno un'idea, sempre prendendo il Veneto come referenza, è giusto la metà sia di popolazione sia di territorio. Perciò appunto una realtà molto dispersa e non troppo popolata, siamo in pochi, buoni ma pochi. Poi la nostra organizzazione è un po' particolare con quello che sarebbe il resto della Spagna, mentre la Spagna è più o meno tipo l'Italia, cioè c'è la regione, c'è il comune, eccetera, eccetera, noi abbiamo una cosa un po' diversa che è il cabildo, che sarebbe per così dire il governo dell'isola. C'è il comune, c'è il cabildo, poi c'è il governo regionale delle Canarie e poi c'è infine Spagna. E la cosa più importante di tutte, che sempre la gente ce lo chiede, serve il passaporto per andare là? No, cioè, siamo Spagna, perciò Unione Europea, e in tutto e per tutto, appunto, siamo esattamente come voi. Perciò tutte quelle che sono le parti amministrativa burocratica sempre esattamente uguali al resto della Spagna o quello che sarebbe l'Italia. Piccolo cenno storico per capirci un po' come, da dove siamo usciti. Cioè, le isole... E sicuramente uno dei momenti più importanti della nostra storia è stato il 1898, perché gli spagnoli, molto un po' alla kamikaze giapponese, decide di creare la guerra negli Stati Uniti, un'idea geniale, no? E persero tutte le colonie del Sud America, eccetera, eccetera, ma decise di fare il possibile per tenere l'ultimo avamposto nell'oceano, che erano le isole. Perciò da lì diventiamo veramente parte della Spagna, non considerate più una colonia, ma veramente parte della Spagna. E più o meno il 1898 è quando comincia più o meno a comparire una certa industria cinematografica nella Spagna. No. Poi c'è il periodo della Grande Guerra Mondiale, per l'Italia è leggermente diverso perché 15-18, la Spagna 14-18, anche se rimane neutrale, la Spagna continentale rimane neutrale, ma noi nelle isole, in mezzo a tutti i traffici commerciali, immaginatevi quello che è capitato da noi, perciò eravamo nel mezzo della guerra senza essere dentro della guerra. E stesso discorso, guerra civile spagnola 36-39, la voi conosciuti come guerra di Spagna, anche lì la relazione Italia-Spagna alla grande, e nella seconda guerra mondiale lo stesso che la prima, neutrale la Spagna, ma le isole essendo proprio lì nel mezzo dell'oceano, si ha preso tutti i sottomarini tedeschi, tutte le navi alleate che trafficavano avanti e indietro. Questo è un po' interessante perché precisamente un po' la guerra ci ha aiutato un po' a aprirci un po' alla modernità, perché mentre la Spagna continentale rimaneva lì, ferma, no? Nelle isole, attraverso il porto, attraverso la radio, le prime trasmissioni TV, riuscivamo a prendere le trasmissioni delle musiche e dei film degli alleati che non si potevano vedere nella Spagna. No? Perciò circolavano dei rulli, versione senza censura, versione di film che non potevano essere visti in Madrid, Barcellona, eccetera, eccetera, si potevano vedere nelle isole. Perciò c'era una libertà culturale nelle isole superiore a quello che era la Spagna continentale. Una cosa anche molto interessante è che, essendo porto di mare, parecchie quello che erano strumenti cinematografici, ottici, sonori, eccetera, eccetera, erano molto facili di trovare anche nelle isole. Perciò piano piano cominciò a svilupparsi una piccola industria cinematografica non illegale, diciamolo così proprio, ma con apparecchiature fantastiche che non si potevano trovare in Spagna, no? Cioè, era molto più facile per un regista della Spagna che voleva operare in completa libertà e con dei buoni mezzi a disposizione muoversi alle isole, fare le riprese e poi tornare a Madrid. O
parlare di cinema, muoversi in certi ambienti, conosci di certi registi, e Erzog i primi figli erano dei precari. Lì si trovava bene, c'erano delle buone apparecchiature, c'era la cosa più importante, c'era buon tempo tutto l'anno, perciò non era condizionato a girare in determinati mesi, eccetera, eccetera. Poi la varietà paesaggistica molto grande, perciò c'erano tanti registi che approfittavano e sui primi passi forse li facevano là. Poi una cosa che mi ha fatto adesso venire in mente Massimo è che alcune produzioni, alcuni film commission, come diceva quello che Cozzalone, alla fine dice dove è stato girato. Da noi non è un obbligo. Cioè se viene da noi, gira a Gran Canaria e dici che ne so, il pianeta Vulcano, a noi fa lo stesso. L'importante è che veniate a girare da noi o che lo operate nell'isola. Fa lo stesso. Ci sono dei vecchi capitoli di Doctor Who girati negli anni 60 che è girato nelle isole, ma in nessun momento dice che Gran Canaria o è obbligato a dire che è stato girato lì. Ma a noi ci interessa che veniate a dirlo, no, dirlo o non dirlo non ci interessa. Ovviamente se si dice ci fa piacere, ma non è un obbligo. No. Perciò c'è tantissima produzione già proprio all'inizio di quello che sarebbe proprio la parte successiva, anni 70, anni 80, eccetera, che ha approfittato di questa partenza in falso o partenza fuori tempo delle isole con rispetto alla Spagna. Con l'apparizione della democrazia e l'inizio della cosiddetta movida spagnola, che già finalmente tutto quello che non si poteva fare si può finalmente fare, è stato già un po' un periodo di declino da noi. Ovviamente Madrid comincia a muoversi la scuola cinematografica senza restrizioni, cominciano a apparire le scuole regionali, cosiddette regionali, ma poi sono diventate molto importanti come la scuola del cinema di Barcellona o la scuola del cinema dei Paesi Baschi, no? Che ha fatto, cioè, ovviamente loro anche hanno diritti e vogliono fare le loro cose, ma è stato un po' il detrimento di quello che è successo alle isole, le isole si sono un po' addormentate da questo punto di vista. La cosa storica più importante di noi, che appunto nel 78 finalmente la Spagna ha la sua Costituzione, nell'83 un primo referendum per cui le isole già finalmente hanno il loro governo, come mostravo prima, nell'86 è delle grandi decisioni politiche a base di referendum in Spagna, che è stato proprio se la Spagna entrava o non entrava nella NATO, e le prossime elezioni saranno il 2015 se tutto va bene. Perciò la Spagna è già inserita in una dinamica democratica come tutti gli altri paesi senza nessun problema. E giustamente questa dinamica democratica ha fatto un boom del cinema spagnolo interno molto particolare. Perché? Così come succedeva in Italia, ma anni prima, perché è stato quasi come un inseguirsi. Quello che facevate voi lo facevamo noi, ma con anni di ritardo. Perché voi avete avuto la democrazia molto prima. Perciò tutto questo processo l'abbiamo preso un po' come quello che bisogna fare. No? Cioè l'Italia per la Spagna è diventato un modello. No? Bisognava fare così. No? E un po' perché il neorealismo italiano aveva improntato tutto quello che era il cinema spagnolo. No? Diciamo che il cinema spagnolo più conosciuto all'epoca, che usciva un po' fuori e aveva avuto qualche riconoscimento, era quello proprio bianco e nero, molto pausato, quello fatto da Berlanga, quello che vinse in Cannes, benvenuto Mr. Marshall, o Marcellino Panerino, il film proprio classico spagnolo, no? Proprio di quell'era lì. Ma poi ci fu una specie di, come dire, di ribalta, perché l'economia spagnola cominciò a muoversi parecchio. No? Nel caso particolare delle isole, adesso sempre prima servivano come punto di produzione agricola, che serviva poi per l'esportazione. Uno dei nostri prodotti più famosi dell'epoca erano precisamente le banane. Le banane, le isole completamente coltivate di banane e altri prodotti venivano imbarcati e poi spediti in tutti i punti dell'Europa. Quando questo sistema economico cominciò già a non funzionare molto bene perché altrove ci facevano una competenza maggiore, per esempio in questione di coltivazione in Latino America è molto più grande che non le isole, perciò numericamente ci schiacciano, scoprimo il turismo. Allora le isole hanno buon tempo tutto l'anno, abbiamo dei posti fantastici, eccetera, eccetera. Allora, piuttosto che adoperare la campagna per coltivare le banane, coltiviamo i turisti. È veramente un modello che fino adesso, al giorno di oggi, ci va bene. Cioè, soltanto l'isola Gran Canaria ha 3 milioni di turisti all'anno. L'intero arcipelago sono quasi intorno a 14 milioni. Mamma mia.
e c'è ancora posto. Perché poi la popolazione residente, ricordate che siamo in due. Perciò, poi l'abbiamo fatto con un particolare criterio, perciò praticamente metà delle isole sono riserve naturali. Cioè, diciamo che c'è una parte dedicata a quello che sono le infrastrutture, porto, aeroporto, i paesi, la città, eccetera, eccetera, e una metà che è una riserva naturale. Che poi, quello non l'abbiamo pensato come free commission, ma poi quello ci ha aiutato, perché c'è tutta la parte dell'isola, tutte le metà delle isole sono praticamente vergini. Perciò se uno ha bisogno di andare in bosco lo trova, se uno ha bisogno di andare in deserto lo trova. Cioè, quello ci ha aiutato da questo punto di vista, no? Perciò è anche un esempio di come poter combinare industria, sia turistica, sia cinematografica, con preservare il territorio. Poi, come una, la nostra industria più importante, l'abbiamo tentato, almeno, di organizzarla bene. Ogni isola ha il suo ente turismo, poi abbiamo le diverse specificità come luogo, o come per esempio la parte di Gran Canaria, siamo divisi poi per aree. C'è la parte wellness, c'è la parte dedicata al golf, c'è la parte dedicata al cicloturismo, eccetera, eccetera. E come vedete, lì praticamente, senza dipendere da nessuno, c'è la Field Commission, che lavora o da sola o in sintonia con le altre a seconda delle necessità. Cioè, c'è la parte dedicata a Canaria in generale, vedete la parte di sopra, poi ogni singola isola e poi noi, ovviamente essendo la capitale, siamo quelli che siamo leggermente più organizzati, con la Field Commission. O se non organizzati per aree, organizzati per eventi. Vedete là sotto c'è Gran Canaria 2014, perché l'anno prossimo siamo una delle sedi dell'Europa di pallacanestro. E allora abbiamo creato a proposito una sezione dedicata a questo, passato quello, chiudiamo e tenteremo di fare un'altra cosa. Poi la cosa più interessante, che non soltanto per il clima, non soltanto per la libertà, eccetera, eccetera, il nostro sistema economico è leggermente diverso con rispetto alla Spagna. Quando già finalmente la Spagna decise di impostare un sistema di un'economia molto più moderna, eccetera, eccetera, la maniera migliore per aiutare le Canarie, che come ricordate nella mappa siamo piuttosto lontani dal continente spagnolo, è toglierci l'IVA. Perciò nelle isole non abbiamo l'IVA. Perciò il primo aiuto come fin commission che diamo tutti quanti è venite là tranquillamente che non c'è l'IVA, qualunque spesa fate il loco costa al minimo il 22% in meno. Perciò ho bisogno di andare a prendere lì, che ne so, la memory card, ho bisogno di un collegamento internet, eccetera, eccetera, allora mi conviene fare più piuttosto la contrattazione in loco nelle isole piuttosto che farlo in Italia. Perciò già di per sé anche una piccola produzione che ha bisogno di fare qualcosa lì, già per il semplice fatto di trasferirsi là, senza neanche l'aiuto della Field Commission, semplicemente andando là, già di per sé ha la possibilità di approfittare e non dover pagare l'IVA. Poi, come anche noi siamo divisi anche in altra maniera, perché appunto non molto lontano noi ci sono le isole Azzorre, Madeira, del Portogallo, facciamo con una specie di regione economica propria, per così dire, perché anche loro hanno queste... Non, loro si hanno l'IVA, ma è un IVA leggermente minore, eccetera, eccetera, ma non sono esattamente come noi, ma è il territorio che abbiamo più vicino, no? Perciò c'è anche lì una collaborazione con Madeira e le Azzorre. E poi c'è quello che sarebbe la ZEC, la Zona Economica Canaria, cioè una ditta, sia una produttora cinematografica, sia un singolo progetto, eccetera, se vuole avere la sede lì, ha direttamente tutta una serie di vantaggi fiscali. Perciò se io vado lì con la cinepresa, con gli amici, faccio un cortometraggio, eccetera, eccetera, già so, lì non c'è l'IVA. Okay. Ma se io sposto là la produzione, ho una serie anche di vantaggi fiscali. Che nelle Canarie c'è un'imposta locale che è il 7%. Se io porto là una produzione, diventa il 4%. Poi, a seconda di il budget che ho disponibile, eccetera, eccetera, se decido non soltanto di mettere la sede lì, ma di avviare la ditta, una produzione, una casa cinematografica, una casa degli effetti speciali, eccetera, eccetera, o ulteriori vantaggi fiscali. Si costituisce quello che sarebbe praticamente un'associazione di interesse economico, si chiama, no? AIE, ti trovi un produttore locale che vuole stare con te, che praticamente non paghi le tasse. Perciò, tentiamo di dare una mano nel settore visuale, tutto è possibile. Due mani.
ci sono poi appunto la sovvenzione dello Stato, la sovvenzione del governo regionale, eccetera, eccetera, ma in questo momento, come capirete, la crisi colpisce ovunque, queste sovvenzioni sono molto più limitate. Questo anche in certo senso ci ha aiutato, lo vedremo poi con qualche numero, quello che sarebbe un po' la distribuzione e quello che sarebbe anche il cinema spagnolo moderno. Comunque vedete lì che appunto, che avendo un po' di... Io ho messo lì quello che sarebbe più... Sì. Quello che sarebbe appunto tenendo un budget tipo X, cosa posso fare, cosa non posso fare, qual è il ritorno che ho, qual è il ritorno che potrei avere, dipendendo ovviamente tanto dal budget e ovviamente dipendendo anche dal tipo di progetto. Se io vado a fare un piccolo film non mi interessa per niente avere una sede lì, no? Se è una cosa un po' più grossa può darsi che sì, no? Se invece ho bisogno di contrattare qualcuno là, perché so che appunto che lì c'è un operatore di camera bravo, ho bisogno di qualcuno che proprio mi porti alle diverse location, eccetera, eccetera, allora direttamente gli faccio un contratto lì, piuttosto che avere un contratto partendo qua, e poi mi viene rimborsato il suo totale una volta finito l'anno, concluso l'anno fiscale. Cioè, ci sono diversi strumenti che aiutano un po' a quello che sarebbe la produzione, in loco ovviamente, perché ovviamente tutto questo è per quello che sarebbe dare una mano a tutto quello che sarebbe il settore audiovisuale là. Ti voglio chiedere, Fernando, ti interrompo, infatti è interessante anche per il discorso italiano, cioè hai notato dalla nascita della Film Commission, c'è una risposta sul territorio ma anche nell'indotto, cioè dal turismo a... C'è una risposta soltanto che appunto, cioè... C'è stata un'impennata perché praticamente prima della Film Commission non c'era una maniera di seguire questi progetti, perché veniva uno, faceva, contattava direttamente, eccetera, eccetera. La figura della Film Commission non c'era una maniera di seguirlo. Una volta creata la Film Commission ovviamente abbiamo cominciato a fare anche un seguimento e abbiamo visto che grosso modo una trentina di progetti audiovisuali, perché noi facciamo un po' tutto, cioè cinema, lungometraggi, cortometraggi, pubblicità, video musicali, eccetera, eccetera, e grosso modo c'è una trentina tutto l'anno, più o meno. E poi abbiamo notato che praticamente non c'è un settore in particolare, cioè una nazionalità in particolare, ci vengono un po' di tutti, cioè scandinavi, britannici, tedeschi, italiani, la stragrande maggioranza forse sono gli spagnoli, ma per il fatto che giocano in casa. Ridley Scott adesso, cioè... Adesso per esempio abbiamo Ridley Scott, ha fatto delle è andato a fare un giro, ha trovato delle belle location e ha deciso di stabilirsi lì due mesi minimo, cioè il periodo di permanenza che credo che rimane lì per fare le imprese di cui ha bisogno, eccetera, eccetera, sarà intorno ai due mesi, no. Ma cioè ci fa piacere ovviamente, ma abbiamo anche albergato dei progetti molto amateur. Uno degli ultimi che le parlavo lì a Massimo è stato proprio un film giovanile italiano girato in parte lì nell'isola, no? E proprio un budget ridottissimo, ma comunque come Film Commission anche lo abbiamo aiutato, no? Cioè, lì forse non li abbiamo aiutato con soldi perché non c'era la disponibilità, ma li abbiamo aiutato tutto quello che erano i permessi, tutto quello che erano a trovare le location, e poi ovviamente quando già il film uscirà tenteremo di dargli una mano, budget permettendo dell'ente, in quello che sarebbe un po' pubblicità, eccetera, eccetera. Perché stai vedendo adesso, cioè, questi ultimi anni, no? Si è proprio incrementato, cioè il cambiamento di faccia proprio del cinema, che può contare paradossalmente, correggimi se sbaglio, tranne Ridley Scott o Fast and Furious, però può contare sempre di meno su un introito sicuro al botteghino e deve necessariamente creare, no? Ecco il cinema industria, deve necessariamente creare un attecchimento nel territorio per mettere in moto un territorio che a fronte di un sovvenzionamento di 10, magari guadagna 30, no? Sui residenti. È vero anche questo per la Canaria? Noi non crediamo tanto nel botteghino, per così dire, perché non sai mai se un progetto funziona o non funziona. Certo. È impossibile, cioè andiamo sul sicuro del tipo, ok, l'ultima produzione grossa che abbiamo avuto lì era Fast and Furious, l'ultima parte. In parte è stato girato a Gran Canaria. Dovrebbe funzionare bene il botteghino? In teoria sì. Non lo possiamo sapere. Quello che interessa è che praticamente noi ci abbiamo guadagnato per una parte come immagine, nel senso che è stato girato lì, eccetera, eccetera, si mostra quello che c'è, ma poi soprattutto ci ha guadagnato la gente che lavora nel settore dell'isola, perché ovviamente andando là, cioè ci hanno guadagnato quelli del settore audiovisuale e anche l'albergatori, perché ovviamente coloro che sono venuti da fuori dovevano dormire, mangiare, andare a fare il giro, fare delle spese,
cioè non contiamo tanto nel guadagno diretto perché non è quantificabile, non è prevedibile, contiamo con guadagno indiretto. È quello che ci succede anche noi come ente del turismo. Facciamo un esempio: se io metto su una pubblicità nel Corriere della Sera, quante persone mi vengono poi all'isola? Non è quantificabile, non posso saperlo. No? Cioè, è meglio il Corriere della Sera o è meglio, che ne so, la Repubblica, la Stampa? Cioè, non posso saperlo, ma in qualche maniera, se non lo faccio, sono sicuro che non succede niente. Allora appunto è un discorso un po' particolare, poi vediamo anche come, vi faccio vedere qualche numero di casi di botteghino spagnoli, come tentiamo di assicurarci in qualche modo una specie di ritorno attraverso determinati progetti, poi ve lo faccio vedere così spero che vi rendiate più o meno conto. Adesso vi faccio giusto dare un'occhiata veloce a quello che sarebbe Gran Canaria, cioè l'isola. È praticamente questa qua, poco più di 100 km di lunghezza, cioè né particolarmente grande né particolarmente piccola. C'è una grandissima città, la capitale è proprio l'arcipelago, Las Palmas, è quasi mezzo milione di abitanti, no? Con tutto quello che offre una grande città, sia dal punto di vista culturale sia anche poi delle possibilità di location. La parte sud è completamente desertica. Perciò non so, una parte anche molto deserto, molto dune, eccetera, eccetera, ma poi una parte del deserto già proprio di roccia. Poi ovviamente tutte le isole sono vulcaniche, i vulcani si trovano ovunque, poi a seconda di quello che gli piace più uno o l'altro, ci sono quelli proprio più attivi, quelli più spenti, quelli che hanno un po' di verde attorno, quelli che sono completamente brulli. Poi ci sono anche delle montagne, soltanto per farvi un'idea, Gran Canaria, nella Gran Canaria l'altezza massima è solo 2000 metri. Cioè, quando si parla montagna. 2000? No, perciò, ma diciamo, spiagge e montagna è veramente montagna. Come spiagge l'isola ha quasi più di 160 spiagge diverse, con sabbia di ogni tipo, perciò anche le location possono essere di ogni genere. C'è poi tutta la facciata nord è molto verde, con delle zone anche di boschi. Perciò praticamente quando io faccio una presentazione di turismo sempre dico una presentazione veloce di 2 ore spiegando tutto, una veloce di 2 secondi, tranne neve qualunque cosa. A 2000 metri ogni tanto può capitare, ma ovviamente non tanto come per fare delle riprese invernali, no? Ma veramente la varietà paesaggistica dell'isola è molto molto ampia. E poi con una distanza massima di 100 km, gli spostamenti di oggi deserto la mattina, bosco nel pomeriggio, è fattibile. No? E poi il fatto di avere buona temperatura tutto l'anno. Cioè, da noi piove pochissimo, per non dire quasi mai, perciò brutti giorni. Questo progetto che vi dicevo degli italiani, dei ragazzi, no? Hanno fatto un giorno in montagna, un paio di giorni giù al deserto, l'unico giorno che hanno avuto brutto tempo hanno approfittato per girare interiori. Perciò lì c'è il vantaggio di non dover preoccuparsi proprio di quello che è tipo delle scadenze precise dovute alla climatologia, no? Perciò quello ci aiuta anche abbastanza. Poi la nostra realtà, come vi dicevo, anche se l'isola sono piccole, 2 milioni di abitanti in un territorio più o meno la metà del Veneto, siamo molti amanti del cinema, no? Soltanto la Spagna capitale si trova proprio al 10° posizione del ranking nazionale di spettatori al cinema, ovviamente il primo Madrid, essendo capitale, eccetera, eccetera, no? Barcellona, la seconda città più importante della Spagna, no? Valencia, Alicante, ma diciamo che appunto che per essere una regione così sperduta e piccolina, essere al 10° posto in compagnia di altri giganti non è niente male, perciò già vi può indicare più o meno la nostra voglia di cinema. Ho preso i dati del 2012 perché l'hanno concluso, il 13 ovviamente deve ancora finire, ma grosso modo saremo più o meno lì. Vedete che appunto in Spagna ci sono più di 800 sale cinematografiche, no? 4.000 schermi divisi in queste sale, no? Vedete lì che è stato mostrato, 322 film spagnoli, più di 1.000 film stranieri, no? Il cinema spagnolo appunto ha guadagnato 120 milioni, quello straniero ovviamente molto di più, no? Vedete anche quanti spettatori hanno avuto i film spagnoli, quanti hanno avuto gli stranieri. Sono delle cifre abbastanza interessanti. Più che altro se teniamo
Più che altro se teniamo in conto che la Spagna ha quasi 20 milioni di abitanti in meno con rispetto all'Italia. Perciò significa che noi andiamo molto più al centro che noi. Non ci piace molto di più, o richiama più l'attenzione del pubblico, abbiamo migliori prezzi, non lo so, cioè le possibilità sono... sì, ma cioè, il resto della Spagna ha l'IVA come l'Italia. Lo so. No? Cioè è soltanto le isole che non ce l'ha. No? Forse per quello anche siamo in decima posizione, ma non è soltanto quello, cioè sono tantissime variabili. Ma tenete in conto che appunto tutti i dati che vi mostro, tenete in conto che abbiamo una popolazione molto inferiore con rispetto a quello dell'Italia. No? Perciò c'è una cultura cinematografica, come diciamolo, ci piace di più, andiamo con gli amici di più, portiamo più le ragazze al cinema, non lo so. Cioè, Quanto costa il prezzo del biglietto? Siamo più o meno come qua, cioè 6 euro, 4 euro, 8 euro, 12 euro, se una cosa... Non c'è una grossa differenza. Quello che sì c'è è che ci sono tantissime promozioni, tanti festival, tante cose che fanno dei prezzi speciali, ma andare al cinema, in qualunque cinema normalmente, eccetera, eccetera, più o meno i prezzi siamo messi lì. Non c'è una grandissima differenza, perciò vi dico che in stesse condizioni, ma con miglior popolazione, ci siano i risultati all'ora di vedere i dati di botteghino simili all'Italia, sì, significa che c'è qualcosa che appunto o ci piace di più, o come dicevano prima, la gente va meno al cinema perché non piace, non interessa, non si sente proprio attratta dal cinema. Questi sarebbero un po' i dati in quello che sarebbe appunto, cioè, immagino che lo stesso che l'Italia è la prima nazione, ovviamente gli Stati Uniti, la produzione cinematografica americana è anche quella che fa padrona di casa in Spagna. La spagnola in seconda posizione, l'Italia decima. Cioè, o non ci piace il cinema italiano, o ci arriva poco, che è anche un'altra possibilità. Soltanto che uno comincia a vedere che se la Norvegia in nona posizione con solo 7 film e l'Italia con 33 film in decima, significa che c'è lì qualcosa un po' strano, diciamolo così. Cioè, Nuova Zelanda quella non conta perché Signore degli Anelli, anche se è girato Nuova Zelanda. Questo è il Ministero della Cultura spagnolo. Perciò questi sono i nostri dati ufficiali. C'è la parte, il Ministero della Cultura, una parte dedicata al cinema, che veramente fa tantissimi studi, tantissime statistiche, perciò in quel senso si possiamo essere... Sono quelli ufficiali, cioè lì non si può fare altro. Poi, se prendiamo soltanto i film europei, no, il primo in assoluto è la Germania. 100 film che si sono proiettati in Spagna l'anno scorso. L'Italia con sui 33, vedete che appunto anche se nel botteghino sembra che non sia andata così male, è molto lontano quello che sarebbe sempre i risultati della Spagna. No? Qua comincia già a essere un po' il discorso di un po' cultura spagnola, tipo di cinema spagnolo, che tipo di cinema fa la Spagna con rispetto a quello dell'Italia. Se vedete quello che vedevamo prima, cioè gli Stati Uniti ovviamente fanno un caso ipotetico in Spagna molto molto superiore. L'Unione Europea comunque fa un buon ipotetico anche, che non è niente male. E poi è curioso che appunto che le divisioni americane che si trovano in Spagna, la Warner, la Sony, vediamo, ecco, qua si vede, cioè la Warner e la Sony sono le prime due, ma la terza casa di distribuzione con maggiore incasso è una spagnola. E cioè, una cosa che abbiamo fatto in Spagna, diciamo che questo è un po' la nostra trovata, è se quello che piace più agli spagnoli, perché una cosa è arte, un'altra cosa è industria, se quello che fa guadagnare di più è il film che fanno gli Stati Uniti, allora come facciamo noi dei film che somigliano a quelli degli Stati Uniti? E vedete lì il botteghino comincia a vedere più o meno, no? Che il tipo di film che si fanno in Spagna hanno preso come ispirazione il tipo di industria americana per tentare di avere gli stessi risultati dell'industria americana con poi uno spirito spagnolo, diciamolo così. Cioè ai nostri artisti, se dici sei commerciale, per loro è quasi un complimento, perché ovviamente io devo far funzionare l'industria. Cioè, e questo Alex de la Iglesia per esempio, cioè qual è il regista spagnolo?
il regista adesso spagnolo più rinomato, no? Alejandro Amenábar o Alex de la Iglesia. Successo di botteghino, successo di critica. Perché non si possono fare le due cose? Cioè, è difficile trovare la maniera, è difficile trovare... Cioè, c'è stato un periodo di transizione in Spagna, c'era un periodo che in Spagna nessuno andava a vedere i film spagnoli. Cioè, era una noia mortale. Cioè, quello che vi dicevo prima, se il film spagnolo classico o quello che doveva essere l'esempio del cinema spagnolo era Marcelino Panilino, cioè, da noi si diceva che per punire i bambini se ne mandava al cinema a vedere un film spagnolo. No. Adesso è tutto il contrario, cioè, il punto di flessione fu nel 1995 che per la prima volta un film spagnolo sbancava nel botteghino i film della Disney, no. E quello è stato una cosa proprio veramente epocale, no. Poi vedete qua per esempio quelli che sono i film che, sono, che hanno avuto più incassi nella Spagna, in primo luogo un film spagnolo, cioè, più di 40 milioni di euro. Secondo, ovviamente, un film americano, la saga costa dei vampiri, eccetera, eccetera. No. Il terzo, un altro film spagnolo, di animazione, no? Per bambini, un altro film. Poi, appunto, L'Hobbit, nel quinto un film francese, i sei, questi della Marvel, supereroi, eccetera, eccetera. No? Perciò è molto eterogeneo, no? Ma la cosa importante è che il primo e il terzo luogo sono film spagnoli. Noi invece abbiamo Il Principe Abusivo, al primo posto, poi Iron Man, Fast and Furious, Una Notte da Leoni, Cattivissimo Me, Django, I Cruz, e poi l'altro viene la migliore offerta, l'ottavo, no? Il 12. Vabbè, adesso c'è che Coserone. Sì, sì, questo è sempre... Poi ci arriviamo, perché la cosa più interessante che è possibile è sì un film spagnolo, ma la cosa più interessante è una coproduzione internazionale. Certo. Ed è lì dove la Spagna ha imparato a muoversi. La cosa migliore per salvare l'industria cinematografica spagnola dalla crisi sono le coproduzioni internazionali. Fare un prodotto che si possa vendere anche all'estero. Cosa che, con tutto il mio rispetto, che Cozzalone nel momento che lo faccia. Perché se io già in Spagna con questo film ho 40 milioni di incassi, qualunque cosa che faccia nell'estero è solo guadagno. Io non so se poi che Cozzalone prende il film e lo porta fuori. Lo porterò casomai in qualche festival, ma non sarà in vendita, cioè non lo metterà in un cinema e la gente andrà a fare coda, eccetera, eccetera, così. Questo qua l'impossibile è stato appunto, cioè, com'era? Era protagonizzata Naomi Watts, che ha avuto la nomination all'Oscar. Bellissimo, allora è un film spagnolo. Sembra The Impossible, il titolo. The Impossible in... potevate lasciare in spagnolo, dai, era sempre. Invece Fernando, a livello di film commission, perché Fernando vive a Milano prevalentemente, c'è anche la Lombardia che è cresciuta come film commission? No, in quel senso le film commission, almeno quello che ho conosciuto io, si muovono in tutta un'altra direzione. È diverso rispetto alla Canaria? È molto diverso, perché vedete qua in questi dati, che il quarto film spagnolo è un'altra volta una coproduzione internazionale, cioè un'altra volta, no. Poi ci sono appunto altri film spagnoli eccetera eccetera, ma che appunto che il primo e il quarto film siano delle coproduzioni internazionali che poi vengono esportate, e poi quella di, non mi ricordo come si chiamava in italiano, che era Furia dei Titani, è stato anche girato alla Canaria. Perciò ci guadagniamo come immagine, ci guadagniamo come soldi e poi anche ci guadagniamo internazionalmente, perché tu cominci a vedere il film, questo dove è stato girato, chi l'ha fatto? No. Quindi vedi un'Italia ancora molto autoreferenziale. Insomma. L'Italia rimane bloccata in Italia perché poi vediamo il risultato di botteghino, così mi va bene. Scusa, una curiosità, niente di... ma i film internazionali, le uscite sono come in Spagna o a volte arrivano prima da voi? Anni fa arrivavano prima da noi, ma adesso più o meno si è omogeneizzato come uscite. Questo è anche uno degli effetti di cinema digitale, chiamiamolo così, che adesso tutte le cose compaiono nello stesso posto allo stesso tempo. Io mi ricordo di aver visto qualche film in Spagna e un anno dopo vederlo in Italia. Certo. Un anno, cioè una cosa proprio che...
a me mi è capitato qualche volta che appunto trovandomi le parti di Trieste mi viene la strada a attraversare la io Matrix, per esempio l'ho visto prima a Lubiana che non, a, che non in Italia, sono andato a vedere là con i sottotitoli in sloveno. Ma come lì lo facevano uscire molto prima che non rispetto all'Italia, dico sentite ragazzi prendiamo la macchina e andiamo là, adesso già no. E in Spagna succedeva anche lo stesso, perché anche lo stesso, si vedeva che con la Spagna si è inserita molto bene nel giro internazionale, distribuzione internazionale. Hollywood ha visto che il cinema spagnolo, il botteghino spagnolo risponde molto bene. E un'altra cosa, i film sono doppiati, ci sono anche i film che si vedono sottotitolati? Entrambi. Entrambi, cioè, ovviamente la Spagna è una grandissima tradizione del doppiaggio, abbiamo dei doppiatori molto buoni, abbiamo un'industria del doppiaggio molto, molto buona, no? E un po' ci dispiace che non, per una parte ci dispiace non sentire la versione originale, ma anche abbiamo dei professionisti tanti, tanto bravi che lo fanno così tanto bene che ovviamente ci sono i cinema che proiettano sia in versione originale e poi anche la versione doppiata. No, ma che il doppiaggio spagnolo è stata una cosa molto molto dibattuta e alla fine si è deciso che né uno né l'altro, cioè si offrono tutti e due e si va avanti. Certo. Una domanda, dal punto di vista così distributivo in Spagna, ci sono problemi poi tra provincia e centro? Cioè nel senso che... No, grosso modo no, perché praticamente adesso con il cinema digitale e tutti questi nuovi format praticamente si possono fare anche delle anteprime contemporanee in diversi punti della Spagna. Cioè quello che, per esempio nelle isole sì, mi ricordo che a volte c'era, questo me lo raccontava mio nonno, mio papà, del tipo anteprima, che ne so, Via col vento, prossimo weekend, Via col vento non è arrivato con la nave, dobbiamo aspettare al mese prossimo, no, rimettiamo un'altra volta il film precedente. No, quello che succedeva già prima. È interessante questo, cinematografico. No, no, cioè, io ho un piccolo progetto con degli amici, così che stiamo combinando tutte queste storie, queste storielle, e fare film una specie, la versione delle Canarie del nuovo Cinema Paradiso, no? Quello è un altro progetto. Poi comunque, continuando con il nostro discorso, guardate qua quelli che sono stati i maggiori incassi che ha avuto il cinema spagnolo negli ultimi anni. No? Cioè, L'impossibile è il numero uno, coproduzione internazionale. Torrente, che è una saga di film satirici spagnoli fantastico, che vi consiglio di dare qualche occhiata per capire il humor spagnolo. No? La quarta parte è arrivata la prima. No? Una commedia spagnola, Agora, con produzione internazionale, primo in botteghino in Spagna nel 2009. I crimini di Oxford, un film di Lars de la Iglesia su un assassino basato sulla matematica, perciò una cosa molto facile da capire, primo nel 2008, no? Orfanato, un'altra coproduzione internazionale. Sì, di Orfanage. Cioè, alla triste che anche è una... qual era il primo? Il principe... cioè, il principe abusivo, sì, sì. Quello che si fa in Spagna è tentare di fare un cinema che poi si possa esportare. Quindi un cinema di genere. Un cinema di genere, ma che allo stesso tempo sia industria. E anche spagnolo, no? Perché se guardiamo l'ultimo di Dele, ma tutto della Iglesia, comunque c'ha quella vena, appunto, no? Cioè anche zingaresca. La industria come funzionamento deve essere quella, città, ma poi lo spirito è lo spirito spagnolo. Per far riconoscere il prodotto. È la produzione però che a questo punto ha un ruolo importante. Cioè, esatto. In Italia chi si paga Naomi Watts? Chi la riesce a pagare? Questo è il problema. Sì, ma la Spagna è una cosa internazionale. Non la paga la Spagna. Appunto, è la coproduzione. È la coproduzione, cioè noi ci siamo resi conti che da soli con questo tempo di crisi non ce la facciamo. Perciò, e l'Italia sinceramente avrebbe molta più possibilità di riuscire a fare coproduzioni internazionali. Ma come il botteghino funziona bene, non lo fa. Adesso c'è un altro timido tentativo proprio a Bolzano con Olivier Assayas che sta facendo il suo film là, cioè ha fatto il suo film là, girato Parigi là, però appunto è una coproduzione non così ampia come quelle che ci sono. No, sì, beh, oggi sono coproduzioni, io sto vendendo soltanto la parte alta del botteghino, ovviamente, era soltanto per fare un esempio. Adesso vediamo il botteghino italiano. Questi film per esempio non arrivano in Spagna. Va bene. In qualche volta in qualche cineforum ho messo qualcuno per farmi vedere. Ma è che guardate quali sono gli incassi. Cioè gli incassi sono quelli, ci guadagnano su, basta. La parola Natale porta bene, sia sì, in no? Italiano che in inglese, Christmas ben piazzata sempre. Quella sempre funziona. Poi anche una cosa curiosa è far vedere che appunto quando ci sono
questi grossi blockbuster sia in Italia sia in Spagna, ci sono in alcuni momenti in cui ci guadagna più in Spagna che non in Italia, ma che comunque sono delle cifre molto similari. Avatar è un'eccezione ovviamente, sono delle cifre molto similari, ma ricordatevi la differenza di popolazione che c'è tra Italia e Spagna. Cioè, divido lì in me. Cioè, praticamente, cioè, quello lì per esempio di A, 24 milioni, 15 milioni, sì, d'accordo, cioè, ci ha guadagnato più l'Italia, ma l'Italia c'è più, molta più gente, perciò facendo più o meno il confronto della percentuale. Percentuale. No. Poi, così, passo un po' rapido così. Un'altra cosa che a me anche mi chiamava molto la curiosità è soprattutto quando andiamo molto di più al cinema. A me una cosa che mi scioccava tantissimo in Italia è che il cinema chiudeva l'estate. In Spagna quando più si va al cinema, ho più tempo libero. No? Cioè la distribuzione anche questo ha cambiato, perché adesso in Italia timidamente si cominciano a fare più cose d'estate, cosa che prima non si faceva. Cioè se vedete qui in agosto praticamente c'è il 95% del centro di quello che serve in incassi. Cioè quasi 10 milioni di euro soltanto nel mese di agosto. No? La cosa interessante poi è che praticamente che Cozzarone adesso ha fatto quando è uscito il 23 novembre, era l'anteprima, mi sembra 23 o 29. Cioè il film italiano che ha avuto più incassi è uscito a novembre. Allora cosa è successo il resto dell'anno? No. I film spagnoli di solito escono ad ottobre, perciò già abbiamo un mese di più di guadagno, diciamolo così, no? Ma ovviamente si fanno cose anche il resto dell'anno. Cioè abbiamo anche una logica di distribuzione leggermente diversa. No? Poi anche il fatto che, soprattutto lo vediamo noi proprio nelle isole, che il fatto che c'è un tempo tutto l'anno, andiamo al cinema molto di più. Adesso se per esempio si mette a nevicare a Madrid o Barcellona, eccetera, col cacchio che vado al cinema, no? Cioè, la distribuzione digitale lì invece è quello che ha fatto a trovare altri spunti. E funziona molto bene in Spagna, qua in Italia ancora non l'ho trovato, quello che sono le piattaforme digitali. Cioè non scaricare il film ma accedere alla piattaforma. Cioè se io voglio andare al cinema per qualche motivo, trovo malato, c'è brutto tempo, eccetera, eccetera, ci sono delle piattaforme in Spagna in cui tu paghi 2 euro e hai 72 ore di tempo per entrare alla piattaforma e vedere il film. No? Non te lo scarichi. Certo, no, perché così allenti in qualche maniera il pirataggio, eccetera, eccetera, ma accedi alla piattaforma. Certo. E più o meno quello che la distribuzione spagnola sta trovando, che quello è la risposta al futuro, cioè praticamente allearsi col digitale, perché il digitale alla fin fine è un'ulteriore promozione e un'ulteriore distribuzione di quello che è il prodotto spagnolo, perché se io l'ho visto al cinema e mi è piaciuto, lo voglio vedere di nuovo in casa, ovviamente. Ma noi abbiamo un problema in più, che è la rete. Non avete una rete né migliore né peggiore che la nostra. E vi assicuro che internet alle isole, immagina i cavi, immagina il satellite, immagina, cioè, se da noi funziona, qua può funzionare anche. L'unica cosa è il tipo di distribuzione che si fa. Perché da noi una delle cose molto interessanti, che è la Film Commission, la nostra casa del cinema, che si chiama Spazio Digitale. No? Cioè noi come Film Commission abbiamo ovviamente il nostro ufficio, ma poi abbiamo i nostri studios, diciamolo così. È lì dove impartiamo i corsi, è lì dove abbiamo le piccole zone per fare le riprese, è lì dove io se voglio posso andare a vedere i miei film, eccetera, eccetera, così l'abbiamo chiamato spazio digitale. Perché? Perché ormai il digitale è il futuro. Il digitale bisogna poi capire cosa intendiamo per digitale. Come digitale per forma di lavoro, come digitale come forma di distribuzione o come digitale per diffusione del lavoro già fatto. Cioè ci sono tante cose nella parola digitale. Noi abbiamo tentato di riprendere un po' tutto. Perché crediamo che tutto più o meno aiuta a cose così. Ovviamente anche c'è stata la crisi, si sono chiusi i cinema, eccetera, eccetera. Ma si sono aperti anche dei cinema nuovi. Ovviamente i cinema storici, soprattutto per coloro che sono nostalgici, io mi trovo tra quelli, quando hanno chiuso il cinema dove andavo bambino, eccetera, eccetera, ovviamente mi è piaciuto tanto. Ma mi hanno aperto cinema nuovi. Allora sì, mi piacerebbe che mantenessero la sala, che facessero delle cose, in alcuni posti l'hanno fatto, il cinema riconvertito in un museo o il cinema riconvertito in una sede dove si fanno appunto dei festival per esempio, o dove si fanno altre cose come tipo teatro, danza, eccetera, eccetera, uno anche l'hanno rifatto in discoteca, mi sembra un'idea fantastica. Cioè, dargli nuovi usi a questi vecchi spazi è anche un'opzione. Che sarebbe bello che continuasse a essere sempre il cinema, sì, ma ovviamente le cose cambiano. Cioè, hai ancora senso?
Sì, sì. Finisco subito. No. Vedete un po' più o meno quello che è la produzione di cinema in Spagna. No? Cioè praticamente la metà di quello che si fa in Spagna è una coproduzione, grosso modo. No? E vedete che soprattutto nel periodo di crisi, cioè negli ultimi anni, si sono fatti ancora più film. Da noi non ce la facciamo, chiamiamo i rinforzi. Cioè da noi ci sono stati anche produttori venuti da India. No? E la cosa è andata così bene che hanno finito per girare un Bollywood anche in Spagna. Perciò, cioè, perché no? Cioè, e poi anche una cosa un po' particolare, dirlo qua in Italia è anche una cosa un po' contracorrente, cioè noi che abbiamo meno posti belli, noi che abbiamo meno posti culturali, eccetera, eccetera, vengono a girare più che non in Italia. No? Vi faccio un esempio, la Peroni, che per tanti anni faceva il loro calendario, eccetera, eccetera, così molto ragazzi, bella voce, bianco nero, posti italiani belli, eccetera, eccetera, gli ultimi calendari, anche se sempre l'Italia, è stato fotografato da noi, perché considerano di noi. Perciò lì c'è un po' tutto. Poi appunto volevo farvi vedere qualche esempio, qualche cosa, soltanto che la rete non funzionava bene, non riesco a collegarmi a internet. Ma anche una cosa che vi volevo far vedere è che l'esempio più bello che il cinema spagnolo funziona, che le film commission stanno facendo più o meno un buon lavoro, è in parte l'aumento delle coproduzioni. Cioè, più gente sta venendo a girare non soltanto a Gran Canaria, ma anche in altri punti della Spagna, eccetera, eccetera. Ma poi una cosa anche che mi fa parecchio piacere è che, come funzionano bene, poi gli americani ci fanno un remake. No? Stanno facendo un sacco di rifacimenti di film spagnoli, ma non di film italiani. No? Perché l'industria italiana mangia solo se stessa. Cioè, mi va bene il botteghino italiano? Basta, non ci penso a altri botteghini. La saga che vi dicevo di film satelliti spagnoli, quella di Torrente, no? È stata anche commercializzata in Grecia. Cioè, cosa c'entra? No? Cioè, Stati Uniti, Francia, Germania, Grecia, cioè, tutto quello che si esce fuori poi è un ulteriore incasso oltre a quello che ho in patria. Anche l'horror, anche l'horror. Cioè, ma anche tutti, se mi pensate bene, praticamente tutte le... Lo Spagna fa film di ogni genere. L'unica cosa che appunto poi pensa sempre in esportarlo. Posso... Grazie.